Dov'è mio fratello? Pur parlandoci della preghiera e del cuore del rapporto con Dio, al centro della preghiera del Padre nostro, oltre a rivelarci che Dio è Padre, ci ricorda che siamo gli uni per gli altri fratelli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli, pregando, «Non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole». Pregare non significa convincere Dio a fare un miracolo. Non è consigliare Dio su cosa sia più giusto fare. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Dio Padre sa già di cosa abbiamo bisogno. Pregare non è convincere, ma lasciarsi vincere. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Pregare è sempre più riconoscersi figli di Dio. Amati a prescindere, figli che si fidano e si affidano. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. L'amore per Dio ci apre ai fratelli. È nella fraternità che si mostra la preghiera. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Cosa significa perdonare? Vedere nell'altro sempre un fratello. Ricordarsi di essere peccatori perdonati. In che modo aiutare quel mio fratello?